Ancora una protesta davanti alla Regione Lazio, ancora una volta a difesa dei diritti dei più deboli. A scendere in piazza per l'ennesima volta il PD. Obiettivo della protesta è quello di respingere i tagli ai servizi di riabilitazione e chiedere l'abolizione dei ticket imposti dalla Giunta Polverini alle persone con gravi minorazioni. Augusto Battaglia ancora una volta davanti alla Regione Lazio a chiedere che questo odioso ticket sui cittadini disabili venga abolito. È una cosa intollerabile, non si può imporre un ticket a famiglie che mandano figli che hanno disabilità gravi nei centri di riabilitazione, perché significa negare il diritto costituzionale alla salute, perché in queste ore tra tagli ai centri e ticket ci sono ragazzi che vengono dimessi dai centri, avrebbero diritto a una riabilitazione e vengono dimessi, ci sono liste di attesa che si allungano e ci sono famiglie che stanno discutendo al loro interno se hanno la possibilità di pagare i 300-400 euro al mese per poter mandare il figlio a fare la riabilitazione. È una situazione intollerabile, mi auguro che sia un errore di valutazione da parte della Regione e che la Presidente Polverini ritiri questa odiosa delibera. La Polverini aveva promesso in campagna elettorale che avrebbe eliminato questo ticket, sarebbe stato uno dei suoi cavalli di battaglia, eppure ciò non è avvenuto. Voi avete avuto modo di parlare con la Presidente? Ma devo dire che la Polverini in campagna elettorale ha promesso tutto, che non chiudeva ospedali, che non tagliava posti letto, che non metteva ticket, perché su questo c'era un decreto che era stato bloccato proprio per dare la possibilità a chi si candidava a guidare la regione di assumere poi una decisione autonoma. Queste promesse sono state tradite e questa iniziativa è l'inizio di un confronto con la Regione che speriamo si produca degli incontri che possano portare a delle soluzioni. Vede, in sanità c'è ancora tanto da fare, in questi anni abbiamo lavorato per ridurre il deficit con risultati importanti, anche se non ancora conclusivi. C'è ancora molto da riorganizzare, da modernizzare, da far funzionare meglio, da risparmiare, però non si può risparmiare sulla riabilitazione dei disabili, anche perché si colpiscono famiglie che già sono duramente provate, che affrontano costantemente carichi assistenziali e economici notevoli, ma poi se si colpisce la riabilitazione e si nega un diritto importante a tanti giovani, ci ritroveremo con delle persone con delle disabilità aggravate e che quindi costeranno ancora di più sulla collettività, oltre che vedersi negato un diritto. Quindi è una decisione completamente sbagliata. E purtroppo ormai è diventata una quotidianità, tutti i giorni c'è qualche associazione sotto la Regione Lazio che protesta, sono le associazioni che rappresentano i più deboli, che manifesta l'insensibilità totale che ha questa amministrazione. Io vorrei ricordare una cosa che è bene non dimenticare, che durante la campagna elettorale i candidati presidenti Bonino e Polverini si erano impegnati a chiedere al governo la sospensione di questo odioso balzello. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, la Polverini è diventata presidente e ad oggi non ha proferito parola, anzi andiamo incontro ad una situazione che si fa sempre più drammatica, perché accanto al ticket c'è il tema dei tagli e quindi noi abbiamo una situazione tragica per centinaia e centinaia di famiglie. Ora è chiaro che noi non è che siamo contrari di per sé al ticket, perché qui con noi c'è Eliana Argentin, una parlamentare, i disabili non sono tutti uguali, è nelle condizioni economiche di poter anche dare un contributo. Il problema è che questo ticket oggi è indiscriminato, è un ticket ingiusto e che colpisce anche le famiglie più deboli, che naturalmente non saranno in grado di far fronte alle ulteriori spese che la Regione e il governo di Berlusconi stanno obbligandole a pagare. Noi siamo qui per consegnare una petizione che abbiamo raccolto, la consegneremo all'assessore ai servizi sociali per chiedere che nella sessione di bilancio si intervenga in maniera adeguata per scongiurare la tragedia della chiusura di tanti centri legati alla disabilità nella nostra regione e per chiedere un atto di umanità, perché noi abbiamo bisogno di un'amministrazione che non faccia solo i conti in maniera ragionieristica, ma che di fronte a problemi come quelli che stiamo verificando anche qui oggi compia delle scelte che io voglio definire umane e non solo di calcolo, perché col calcolo si fanno quadrare i conti, ma col calcolo poi dopo si uccide la vita e la speranza di tante persone.
Ieri qui davanti alla Regione era presente anche lei, c'erano i pazienti della Casa di Cura San Giuseppe, ex RAI, ora codice 75, che per il 31 dicembre rischiano di rimanere senza terapia. Lei doveva andare in Commissione Sanità, ha sollevato questo problema? Io ho provato a sollevare questo problema, ma devo dire che anche lì noi siamo in una condizione abbastanza singolare, perché c'è un atteggiamento da parte della Presidente della Commissione che è un atteggiamento assolutamente formale, che nega alla Commissione di svolgere di fatto una funzione con l'argomento che la sanità è commissariata, e quindi tutte le vicende, a partire da quella drammatica che ieri abbiamo anche vissuto qui in Regione, sotto la Regione, non vengono in nessun modo, non diventano argomento di dibattito all'interno della Commissione Sanità. Io su questo argomento ho presentato una interrogazione, ieri ho risollecitato la risposta, mi pare anche dall'incontro che c'è stato che una soluzione definitiva non è stata trovata. Io spero, appunto, ritorno anche a fare un appello al centrodestra che governa la nostra Regione. Qui non è un tema di destra o di sinistra, è un tema umano, un tema di fare una scelta che va nella direzione di dare delle risposte ad esseri umani da esseri umani, e mi pare che purtroppo ad oggi c'è una totale insensibilità da parte del centrodestra che governa la Regione Lazio, molto occupato a discutere e a litigare sulle poltrone al proprio interno e molto poco invece propenso a porgere l'orecchio e l'aiuto ai cittadini che più hanno bisogno. Oggi qui davanti alla Regione per chiedere ancora una volta che questo odioso ticket sui disabili venga abolito. Quello che a lei preme sottolineare è che bisogna abolirlo soprattutto per le famiglie che non possono permetterselo. Assolutamente sì, è molto grave il fatto che ad oggi noi ci troviamo di fronte alla disabilità che viene ancora una volta considerata un grande calderone dove stanno tutti. Invece ci sono persone con redditi alti e persone con redditi bassi, esattamente come succede in tutte le comunità. Per cui un redditometro, cioè il fatto che il reddito sia personale e che si consideri che la persona con disabilità povera rimane povera al di là del proprio handicap e quindi necessariamente la riabilitazione non la potrà mai pagare. Loro hanno fatto un tetto massimo di 4.000 euro all'anno, ma vi rendete conto la gravità? Ma chi è che guadagna 4.000 euro all'anno? A meno che non si paghino le tasse, ma siccome facciamo le battaglie per questo, noi diciamo, consideriamo le persone per quello che sono e per i bisogni che hanno, soprattutto il ritardo mentale e cognitivo, perché non hanno voce per parlare. Ma voi avete avuto in questi mesi di richieste qualche risposta dalla Regione o avete trovato soltanto un muro? Soltanto dei silenzi assoluti, guardi, neanche la possibilità di comunicare, non ci ascoltano, come se fossimo inesistenti. Ma vede, la nostra forza contrattuale è veramente relativa, nel senso che, come vede, oggi noi abbiamo fatto un sit-in, ma sono pochi disabili che con facilità possiamo muovere e far venire qui. Ed ancora non li portiamo perché il caso, il baraccone, non ci appartiene culturalmente. Per cui le dico, ognuno di noi rappresenta almeno un centinaio di migliaia di persone. Sono tantissime in Italia. Un attimo di attenzione di più, in questa regione si fa finta di nulla. Io dico alla Polverini, prima che come politico, come donna, quindi come possibile madre, di prendere consapevolezza che i nostri ragazzi non devono essere considerati ragazzi di serie B rispetto ad altri. Retroattivo dal luglio scorso, peraltro, con un peso economico enorme per le famiglie che già vivono il problema dell'handicap sulla propria pelle. Si parte da 400 euro mensili per arrivare, a seconda della gravità della malattia, a 1.100 dell'inabilità, a 1.100 euro mensili, non annui. Quindi una spesa insostenibile per gran parte di quella platea di famiglie che vive il problema dell'handicap grave. Ed è strano che la destra si riempia la bocca di difesa della famiglia e poi massacri, letteralmente massacra, perché è un massacro questo, le famiglie che hanno problemi come quelli che stiamo qui denunciando. Voi come Partito Democratico quali iniziative state intraprendendo e avete ottenuto già delle risposte oppure soltanto silenzi e muri? No, questo problema la destra ha tentato di tenerlo nascosto, ha fatto questi decreti
non ha annunciato nulla a nessuno, i comuni non sanno come applicare questi decreti, per esempio. C'è solo un problema, gli anelli deboli di questa catena, che sono i disabili e che sono i centri di riabilitazione per i disabili. Che succede? Che dal marzo scorso i centri di disabili non ricevono più i soldi dalla regione, ossia non ricevono più il giusto che gli deve essere dato per il lavoro che svolgono. E questi centri si stanno rivolgendo direttamente alle famiglie, stanno chiedendo alle famiglie dei portatori di handicap gravi di onorare i debiti che hanno maturato. E queste famiglie dovrebbero sostituirsi alle istituzioni. È un'indecenza. Anche il metodo è indecente. C'è il peso economico, c'è il metodo e c'è soprattutto il fatto che questa iniziativa si rivolge a 2.000 famiglie che sono nulla rispetto alla popolazione laziale, e se il centrodestra decide di raschiare il barile partendo dalle 2.000 famiglie del Lazio più disagiate perché vivono già il problema dell'handicap, beh, siamo davvero alla frutta per questo centrodestra. La Polverini deve spiegarci cosa intende per stato sociale, cosa intendeva in campagna elettorale quando diceva non introdurrò nuovi ticket. Questo non è un ticket, questa è una vera e propria tassa vergogna sulla disabilità, è più grave. E pensare che si possa risanare un bilancio partendo dai più deboli e partendo da 2.000 famiglie le più disperate del Lazio, perché vivono un problema disperato, che non possono continuare a vivere soli, è un problema della collettività, beh, insomma, è la dimensione di una non cultura del centrodestra che bisogna fermare.